Buongiorno cari ebrei, oggi studieremo Masechet Brachot del Chet e iniziamo adesso Dav Zain Amud Bet, tre righe da sotto. Amar lei Rabbi Tzchak le Rav Nachman, ma etama lo ati mar le beknishta li tzluye. Perché il Signore non è venuto ieri al Tempio a pregare? Beknishta vuol dire Tempio e infatti se cambiate il Shin di Bet Knishta in Samech da Bet Knesset in ebraico. Amalei lo yachilna, non potevo. Amalei lechanfe le mar asara viritzli. E il Signore doveva raggruppare 10 persone per formare un minyan e poteva pregare. Amalei tariha le milta. Era troppo difficile per me, dice Rashi che non aveva la forza. ולמה לאמר לשלוחא דציבורא בעידנא דמצלי ציבורא ליתיב ולידוי אמר. Il Signore poteva chiedere al messaggero o all'inviato del pubblico che venga a avvisarla quando pregano e così poteva pregare allo stesso tempo, perché il din è che se anche uno non ha la possibilità di pregare nel tempio, che è molto importante pregare un minyan, però se prega, se inizia la Shmoneh Esrei, allo stesso momento che iniziano anche il pubblico, la sua preghiera sale su insieme con le tefilot di tutto il tzibur. Amalei disse, lui rispose: mai kulai, per quale ragione è così importante ciò? Amar lei, Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochai, adesso passiamo da Chet Amud Alef, mai dichtiv, perché c'è scritto Vanit filati lecha e Hashem et Ratzon, che la mia preghiera a te Hashem è in un momento propizio, e vuol dire, dice Rashi, che ciò insegna che esiste un certo momento propizio. E matai, quando è ciò? Et Ratzon, Mishash HaTzibur Mitpallim. Quando il pubblico prega, e sempre si intende a Shimon Esrei, quello è il momento favorevole. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar dice Me'acha, c'è un altro versetto che insegna la stessa cosa. Koamar Hashem Be'et Ratzon Aniticha. Hashem disse che in un momento propizio acconsentirò alla tua richiesta, cioè alla tua preghiera. Rabbi Hanina Amar, Me'acha, un altro versetto che insegna la stessa cosa, En el kel kebir velo imas. E Hashem non disprezza le preghiere delle masse. Kebir qui si intende le masse. Uchti, c'è un altro versetto ancora, Padab shalom nafshi, mikravli, kibrabim ayu imadi. Hashem riscattò la mia anima in pace durante la battaglia, poiché molti erano con me. Dice Rashi, Padà Bishalom, guardate la terza riga in Rashi, Padà Bishalom, Zeh she'asak bedivrei shalom, questo si intende colui che si è occupato di pace, Dehainu, cioè Torah, si intende la Torah, Dichtiv, poiché c'è scritto Vechol netivoteha shalom, che tutti i suoi sentieri sono sentieri di pace. Vechen gvilot chasadim, è anche beneficenza. Nami shalom, anche, Nami vuol dire anche, Shalom, anche pace. Poiché Shemitoch Shegomer Chesed Begufo Lachavero, poiché fa beneficenza con il suo corpo al suo amico, cioè non è sempre denaro, ma parecchie volte si possono fare anche la mitzvah di Gmilut Chasadim, anche la persona stessa può fare con le sue azioni, senza sempre essere, non è sempre che il denaro che fa la mitzvah. Poiché Shegomer Chesed Begufo Lachavero, Umakir Shu Oavo, e quello che riceve il favore vede che quello gli vuol bene. Ubali Dei Achva Veshalom, e questo conduce a fratellanza e a pace. Amar Kosh Bohu, Kol Haosek Batorah O Bigvilut Chasadim, O Mitpalel Im Hatzibur, Maneh Ani Alav, Keilu Pedani Li Ulvanai Mibein Umot Haolam. Dice Hashem, colui che si occupa dello studio della Torah e di beneficenza,
e prega con il pubblico insieme a Minyan e al tempio, Ma'ale ani alav, e io considero ciò come se mi ha riscattato a me, ai miei figli e da tutti i popoli della terra. Amar Rish Lakish, kol mi sheyesh lo bet knesset be'iro ve'lo nichnas sham litpalel nikra shachen ra. Ognuno che ha un tempio nella sua città e non va a pregare lì è considerato un inquilino cattivo. Sheneimar, komar Hashem al kol shchenai ra'im hanugim banachala asher nichalti et ami et Israel. Così ha detto Hashem a tutti gli inquilini cattivi che vogliono toccare nell'eredità che ho fatto ereditare al mio popolo ebraico. Velo od, e non solo ciò, ela shegurem galut lo urbanav, non solo ciò, però causa anche l'esilio a sé e ai suoi figli. Shenemar, poiché c'è scritto, ineni nociam al admatam. Ved bet Yehuda et tosh mitocham. E Hashem dice che li sradicherò dalla loro terra e la tribù di Giuda sradicherò dalla loro terra, tra di loro. Ciò insegna che è assolutamente importantissimo andare a pregare un minyan al tempio e non causarsi questi troppi guai. Che questo dice la Gemara qui non è solo a sé ma anche ai suoi figli. Amru lei Rabbi Yochanan, ika savi be Babel. Hanno detto a Rabbi Yochanan che viveva in Eretz Israel, che era un saggio di Eretz Israel, che ci sono persone anziane in Babel, in Babilonia. Tamà, Rabbi Yochanan fu stupefatto, ve'amar, e disse, com'è possibile? Poiché c'è scritto nella Kriyat Shema, leman irbui mechem vimevenechem al adamah. Poiché c'è scritto che la vostra vita, la vita dei vostri figli sarà allungata sulla terra, si intende su Eretz Israel, Abalbuchu sarà slo. Questa promessa della Torah è solo per colui che dimora nella terra di Israele, ma non chi vive all'estero. Kiva de'amri lei, mekadmi mechach she lei le beknishta, poiché gli hanno detto che quelle persone anziane si alzano presto di mattina e vanno a pregare alla sinagoga. Umachsheche vuol dire che rimangono fino a tardi, come la parola in ebraico choshech, buio. Le Beit Nishan al tempio, fino dopo Maariv, e studiano. Amar, cioè, e allora Rabbi Yochanan disse, Hainu de'ani lehu, e ciò è che ha giovato a loro, che ha dato longevità. Poiché, così anche ha insegnato Rabbi Yoshua ben Levi, le Bane, ai suoi figli, Kadimu v'chashichu v'aylu lebek nishda e alzatevi presto di mattina e rimanete e pregate Ma'ariv, Arvit, fine di notte e andate a pregare nella sinagoga ki echi de turchu chaye affinché abbiate una lunga vita. Amra be'acha b'Rabbi Hanina. Ma'ikra, cosa vuol dire questo, il versetto Ashrei Adam shomea li lishkod al daltotai yom yom lishmor mezuzot p'tachai. E beato la persona che mi dà retta, che è assiduo a frequentare le mie porte, si intende che frequenta la sinagoga. Oh, yom yom, ogni giorno, lishmor mezuzot p'tachai, che dà di guardia ai varchi, alle aperture della sinagoga, cioè che va a pregare in sinagoga. Uchtim Batrei, e c'è scritto dopo di ciò, che Ozai Mozza Chaim, che colui che mi ha trovato vita. Amar Rav Chisda, Leolami Kanes Adam Shnei Ptachim Bet Knesset, che una persona deve entrare attraverso due aperture al tempio. Chiede la Gemara, Shnei Ptachim Sal Kadaitach? Com'è possibile che una persona possa entrare attraverso due aperture? Non è possibile ciò. E la Ema, no, la spiegazione è di Shiur Shnei Ptachim, vuol dire che una persona deve entrare e la distanza uguale alla larghezza di due aperture. Cioè, diciamo per esempio, una porta della sinagoga che è larga, per esempio 80 centimetri,
E allora deve entrare nella sinagoga a due volte questa distanza, cioè 1,60 m, e posizionarsi lì, oltre questa distanza, cioè che non si segga esattamente all'entrata e subito appena che si entra, perché ciò dimostra come si affretta e appena si termina la preghiera vuole scappare subito, che sia il primo a uscire. Però se naturalmente una persona e quello è il suo posto fisso, naturalmente che non c'è problema. Continuiamo la Gemara. Al Zotit palel kol chassid elia chalet mezzo. Per questa ragione un devoto preghi a te l'et mezzo. Adesso questa espressione, l'et mezzo, ci sono diverse opinioni per il loro significato. E la Gemara subito spiegherà diverse possibilità a cosa si intende. Rashi dice su questo versetto che l'et mezzo vuol dire il tempo di trovare. Allora Rashi dice che Hashem si trovi nel tempio, che la persona vuole che Hashem si trovi nel tempio, perché se le persone che pregano nel tempio non compiono peccati, allora la presenza divina è manifesta nel tempio. E Ibn Ezra dice invece che ciò che intende che trovi libero, e si intende che il suo cuore stesso si trovi libero delle ostruzioni, e dei pensieri, delle preoccupazioni, eccetera. Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina disse: Let mezzo zo isha. Ciò che si intende let mezzo, al tempo di trovare, si intende una donna. Shneimar, poiché c'è scritto: Maitza isha, maitza tov. Colui che ha trovato una donna ha trovato bontà. Bimarava, in Eretz Israel, questo gli ebrei di Babilonia dicono sugli ebrei di Eretz Israel. Bimarava, Eretz Israel si intende Marava perché era a ovest di Babilonia. Che nasce Inash Iteta, quando un uomo sposava una donna, Amrele gli chiedevano, Amrele Hachi, gli chiedevano, Mazza o Mozè? Com'è andato il tuo matrimonio? Il tuo matrimonio è andato bene o è andato male? E dicono, Mazza o Mozè? Cosa si intende? Se Mazza, Mazza dichtiv, Mazza isha, Mazza tov. Se il matrimonio è andato bene, allora è considerato Mazza, perché c'è scritto e chiunque ha trovato una donna ha trovato bontà. E affec razon me Hashem. Mozè invece dichtiv, poiché c'è scritto Mozè ani mar mi mavet teisha, e io trovo la donna più amara della morte. Rabbanan Omer, l'et mezzo zo Torah. Rabbanan dice che l'et mezzo si intende Torah. Sheneimar, ki mozi matza chaim. Colui che mi trova ha trovato vita, e non è vita solo la Torah. Rabbanan bar Yitzchak amar, l'et mezzo zo mita. Questo, ciò che si intende con l'et mezzo è la morte. Sheneimar, la mavet otzaot. Cioè che ci sono diverse possibilità, assieme a tutte le possibilità di causare la morte a una persona. Tozzaot vuol dire come risultati o maniere che una persona muoia. Tanya Nami Ahi, abbiamo studiato anche in questo senso. Chameot Vishlusha Minei Mitani Vruva Olam. Ci sono 903 tipi di morte differenti che sono stati creati nel mondo. Shneimar, poiché c'è scritto la mave tozzaot, tozzaot è bigimatria, il valore numerico delle lettere della parola tozzaot vale 903. Achi avu, questo è il valore della gematria. E kasha hashem kulan, askera. E la morte peggiore di tutte è askera. Askera è stata edificata come difterite, quando una persona ha una infiammazione alla gola e la gola si gonfia troppo e alla fine la persona non può più respirare perché non passa l'aria. E infatti Rashi dice Aschera et honglemo,
cioè in francese étranglement vuol dire strangolamento. Niha Shevekula, Nishika, e la morte la più leggera, la più facile di tutte, è la morte di un bacio, come Moshe Rabbeinu, Aaron e Miriam, eccetera. Aschera, dice la Gemara, questa malattia, Damia Kechiza Bigvava de Amra, è come un batuffolo o una ciocca di lana. Della Hore Nashra, che si è acchiappata a un cespuglio spinoso. E adesso se una persona vuole staccare questa ciocca di lana che è attaccata fortemente a questo cespuglio, quando tira rimangono attaccate delle fibre di lana sul cespuglio. E questo che dice la Gemara, che la morte di Ascara è così difficile che la Neshama, l'anima, esce fuori con difficoltà, è come quando si tira questa ciocca di lana al cespuglio. Vika Deamre, ci sono quelli che spiegano che questa morte difficile è come, figurativamente, che Pitura Befi Veshet, è come erano quando facevano le navi, a quei tempi di legno facevano dei fori, mettevano con forza delle corde che era la misura, era uguale al foro, e con molta difficoltà potevano intromettere quelle corde in questi fori. E perciò quando l'anima esce, quando questa persona che sta morendo di questa terribile malattia, Ascara, è come quando uno tira questa corda con molta difficoltà dentro il fori, dentro queste planche di legno. Dishika, e la morte con un bacio. Damia è simile che Mishkal Benita Mechalva, è come quando uno tira un capello dal latte. Bisogna capire questo. Rabbi Yochanan Amar, Leet mezzo zokura. Leet mezzo, che abbiamo detto questo versetto, significa il seppellimento. Avraham Hanina Maikra, che cosa vuol dire Asmichim Aleigile Yassisukim Tzukever? Coloro che sono felici per la propria fortuna e contenti quando trovano una tomba, che cosa vuol dire ciò? Adesso Amar Rav Shila spiega, Aino Damrince, come il detto, come il proverbio che dicono la gente, Libai inish rachme afilu al zibula batraita shalmo, che una persona deve pregare a Hashem che abbia pace tutta la vita, e che persino quando lo seppelliscono, che l'ultima palata di terra che butteranno per chiudere la propria futura tomba, che sia in maniera che abbia pace, cioè che deve pregare anche che il proprio seppellimento vada bene. Marzutra Amar, Marzutra disse, le et mezzo zebet kiseh, si intende il bagno, il cesso. Amri me marava, ha de Marzutra adifa mikulo. Ciò che ha detto Marzutra è la spiegazione migliore di tutte, poiché il cesso a quei tempi si trovava fuori dai campi, lontano, e spiega Rashi che la terra in Babilonia, appena uno scavava, sempre si riempiva di acqua, e perciò non poteva scavare normalmente, dovevano andare fuori nei campi lontani, perché quando c'è uno strato di terra impermeabile sotto allo strato di terra normale, e c'è, allora l'acqua si raccoglie sempre e esce fuori, perché non può passare, andare sottoterra profondamente. E ciò che succedeva lì. E anche perché ciò è la causa che uno poteva, se uno non poteva andare al bagno facilmente, ciò può causare malattie. E anche uno non può pregare né studiare quando ha necessità di andare al bagno.
וכן שעסקים את התורה, לא תשרצו את נפשותיכם. Non renderete abominevole la condizione quando uno deve andare al bagno, e perciò deve andare al bagno più presto. Amale Rava le Rafran Bar Papa. Rava disse a Rafran Bar Papa: Le malan mar me ane mille malita, che il Signore ci dica alcuni bei insegnamenti, de amart mishmed rav chisda be mille be knishda. Che il Signore ha detto in nome di Rav Chisda riguardo alla sinagoga. Amar lei disse: Achi amar Rav Chisda, così disse Rav Chisda, mai dichtiv, cosa vuol dire Oev Hashem Sha'are Zion mikol mishkenot Yaakov? Che cosa vuol dire che Hashem ama i cancelli di Zion più di tutte le dimore di Yaakov? E qui mishkenot si intende, e Mishkan vuol dire come un santuario. E adesso la Gemara spiegherà: Oev Hashem Sha'arim Amtzuyonim Ba'alacha, Hashem ama più i cancelli o i portali che sono pieni di gente che studiano Alacha, la legge ebraica, yoter mibatei knesiot ubatei midrashot, più che i tempi e le sale di studio. Cioè le sale di studio anche studiano Torah, però Hashem è più che altro interessato in Halakha, nella legge finale, come la legge per ogni, come bisogna comportarsi, la legge finale. Ve'ainu de'amar Rav Chiya Bar Ami Mishmei De'ula, e così ha detto Rav Chiya, il figlio di Ami, Mishmei De'ula, il nome di Ula, miyom shecharab Bet HaMikdash Enu la Koshbohu Beolamo El Arba Amot Shel Halakha Bilvad. Dal giorno che Hashem distrusse il santuario, Hashem non ha nulla nel mondo, solo ha un interesse Arba Amot, vuol dire 4 cubiti, cosa si dice, e come 2.5 metri, per 2.5 metri, 2.5 metri quadrati, che quello è il posto di una persona, posto normale che una persona occupa, e Hashem si occupa solo di questi, e questa, di questo posto di Halakha, solo di, Hashem si interessa solo di Halakha, dello studio della legge. Vemar Abaye Miresh all'inizio aveva garisna begobeita umatzlina bebei kenishta. All'inizio, dice Abaye, studiavo a casa e dopo andavo a pregare al tempio. Kivan de shamana leha di amar Rav Chiya Bar Ami mishmei de Ula. Poiché ho sentito questo detto di Rav Chiya Bar Ami in nome di Ula, che Hashem ama più Sha'arim Amtzuyim Ba'alacha, che Hashem ama più lo studio dell'Alacha di qualsiasi altra cosa, miyom shecharab Bet HaMikdash eno kushbuch olamo ela arba amot shel Halakha bilvad, perciò lo ava mazzina ela echa de garisna, perciò pregavo solo nel luogo dove studiavo. Rabbi Ami Barabasi, che erano grandi saggi di Eretz Israel, nei tempi della Gemara, afal gav de havulei tlesar bekenishta betveria, benché loro avevano, c'era, esistevano 13 sinagoghe nella città Tiberia, in Eretz Israel, lo mazzu ela bene amude echa de havu garse, loro pregavano solo tra le colonne, esattamente lo stesso luogo dove loro studiavano tutto il tempo. Perché siccome Hashem ama più che altro, più di tutto, lo studio dell'Alacha, perciò quel luogo ha più santità di qualsiasi altro, è la santità più alta. Da'an Rav Chiya Bar Ami Mishmei De'ula, Gadol Ane'ena Migio o Migia Kapav Yoter Mire Shamaim. Colui che lavora e sgobba per guadagnarsi la vita, e lui è più importante di uno che è timoroso di Hashem. De ilu gabere shamayim ktiv, perché riguardo a una persona che è timorosa di Hashem, dice il versetto Ashrei ish yiret Hashem, beato la persona che è timorosa di Hashem. Vilu gabei neinam igio, ma riguardo alla persona che lavora per guadagnarsi la vita, c'è scritto: Gia capecha kitochel ashrecha tovlach,
quando guadagnerai del tuo, del frutto del tuo lavoro, sarai beato e ti andrà bene, ti starà bene. Ashrecha, dice la Gemara, spiega la Gemara, Ashrecha vuol dire beato in questo mondo, Betov lach, l'olam abba, e andrà bene, ti starà bene l'olam abba. Ulgabei Reshamaim, riguardo al timoroso di Hashem, c'è scritto solo Betovlach, ma non c'è scritto Ashrecha. Adesso, per capire un po' questo, veramente una persona che lavora per guadagnarsi la vita non vuol dire che non è timoroso di Hashem, può anche essere timoroso di Hashem. E allora che cosa si intende qui uno che è timoroso di Hashem? Si intende uno forse che studia in Kollel, una yeshiva che non lavora e viene sopportato da altri. E quello che lavora è più importante, perché? Perché Hashem vuole che le persone facciano tutto in maniera naturale e Hashem non vuole fare miracoli, perché Hashem per forza deve fare miracoli per quelle persone che non lavorano. E Hashem preferisce fare le cose in maniera naturale. Perciò quello che lavora aiuta Hashem a fare tutto che sembri più naturale. Continua la Gemara, ואמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, לעולם ידור אדם במקום רבו. Una persona deve sempre vivere nel luogo dove suo maestro, il suo rabbino. C'è Cosman Sheshimi Ben Gera Kayam, lo nasa Shlomo el Bat Paro. E fin quanto Shimi Ben Gera, che era il maestro di Shlomo Amelech, del re Salomone, egli non sposò la figlia di Faraone, Beatania. Ma veramente c'è scritto un insegnamento al contrario, c'è scritto Alidor che una persona non deve vivere nello stesso luogo come il suo maestro. Risponde la Gemara, non è Lokasha, non c'è difficoltà. Ha de Kaiflei, ha de lo Kaiflei. Ha de Kaiflei vuol dire che è soggiogato a lui e perciò lui farà tutto quello che il suo maestro gli dice. Ha de lo Kaiflei vuol dire che non è soggiogato al suo maestro. Perciò non è il suo vero maestro e non fa tutto quello che gli dice. Perciò spiega Rashi che è meglio che non viva la stessa città, perché se non gli dà retta, può darsi che farà qualche peccato. È meglio che sia un peccato involontario, che non è consapevole di ciò che è un peccato, e che non sia invece un peccato volontario, che sa che è un peccato e allora il peccato è più grave. Amar Rav Huna Bar Yehuda, Amar Rav Menachem, Amar Rav Mi Ami. Mai dichtiv, che cosa vuol dire il seguente verso? Vosvai Hashem Mikalu. E coloro che abbandonano Hashem saranno distrutti e finiranno la vita. Scusi, Vosvai Hashem Yichlu. Se meniach Sefer Torah Viyotze, è colui che quando si legge la Torah nella sinagoga esce in mezzo alla lettura. Rabbi Abbahu Nafi Ben Gavra Le Gavra. La Gemara spiega che Rabbi Abbahu invece non usciva durante la lettura stessa, ma bensì appena terminavano, mentre chiamavano una persona e l'altra, in quel momento che non leggevano, allora usciva, che lui sosteneva che è permesso. Baira Papa Ben Psuka Le Psuka Mai. E siccome a quei tempi, quando si leggeva la Torah, c'era una persona, Miturgevan, una persona che traduceva ogni versetto, e mentre il traduttore traduceva, in quel momento veramente non si leggeva la Torah. Perciò chiede la Gemara, Bepsuka Lepsuka Mao, se è permesso uscire mentre il traduttore traduceva, che oggi, nei nostri tempi, questa usanza non esiste più. Risponde la Gemara, Teiko, e non sappiamo la risposta, non c'è una decisione definitiva, qual è la legge. C'è chi dice che Teiko vuol dire che sia così la situazione, cioè che non sappiamo. C'è chi dice che Teiko, sono 7 volte, Tishbi Teret Kushot Vabayot. Tishbi si intende Yahu Navi, che veniva da città Tishbi, da Tisha. E Tishbi, cioè Yom HaNavi, quando verrà il Moshiach, risponderà a tutte le domande e a tutte le questioni che solo fino allora non sapremo risposta, ma allora quando verrà il Moshiach sapremo le risposte.
רב ששת מהדר הפה וגריס. רב ששת, invece girava la faccia e studiava mentre si leggeva la Torah. Amar Anan Bedidan ve Ineu Bedidu. Loro stanno, si sono occupati con la lettura della Torah, e io sono occupato col mio studio. E secondo lui Rav Sheshet non era, non era permesso studiare allo stesso tempo che si legge la Torah. E benché Rav Sheshet era cieco, e forse non è, questa legge non è esattamente universale per tutti, perché una persona che è cieca non è obbligato di compiere parecchie mitzvot, non ha un obbligo. Continuiamo. Rav Sheshet Mehader Ape. Ah no, questo che non avevo detto, scusi. L'ultima riga. Amar Ravuna Bar Yehuda Amar Rabbi Ami. Leolam Yashlim Adam Parshiotav Im Hatzibur Shnayim Mikra V'Echad Targum. Una persona ha un obbligo di dire, di leggere ogni settimana la Parshat Shavua e due volte la Parasha e una volta il Targum Unkelos. Yashlim si intende che fino alla creata Torah di mattina che abbia compiuto questo. Vafilo Atalot Vidivon, e persino le due parole Atalot Vidivon, che sono due luoghi che non hanno traduzione, anche deve dirlo quando dice il Targum la terza volta, anche se non c'è traduzione, ma può leggere così com'è Atalot Vidivon, che non c'è traduzione. Shikolam Hashem Parshiotav Im Hatzibur Ma'arichin Lo Yamav U'Shnotav, poiché colui che legge due volte la parasha e una volta il Targum gli allungheranno la vita, e poiché se uno pensa che forse perde il tempo, perciò ricompensano, che non è una perdita di tempo, bensì perché gli ridaranno il tempo che lui potrebbe pensare che perde. E se uno preferisce studiare il Rashi invece di dire il Targum, ci sono quelli che dicono che si può. Rabbi Barabai e Savar l'ashlumino le parshaita de kulashata bimale yomak di Kippuri. Rabbi Barabi e Barabai pensò, siccome gli mancavano diverse parshiot che non aveva completato, di recitarle, di dirle tutte, era Yom Kippur, il giorno prima di Yom Kippur. Tana lechia barav mi difti, e gli disse chia barav mi difti, c'è scritto nella Torah vinitem et nafshotechem betisha lachodesh ba'erev, c'è scritto nella Torah che diciamo affliggerete le vostre anime nel nono del mese. Si sa che Tisha B'Av è il decimo del mese, e come se dovete digiunate il nove. Ma com'è possibile? Yom Kippur è il decimo, non è il nono, il nono del mese. Ba'erev, di sera, vechibi tisha mitanin, che da quando si uno digiuna il nono, ve'lo basara mitanin, uno digiuna il decimo del giorno, del mese di Tishri. Ela lomar lecha, questo ci insegna, kol ha'ochel veshote b'tshi'i, colui che mangia e beve nel nono giorno di del mese, il giorno prima di Yom Kippur, alava katuv omer kilu itana tishiv asiri, e come se avesse, è considerato come se avesse compiuto doppia mitzvah, come se avesse digiunato non solo Yom Kippur ma anche il decimo giorno, il decimo, il nono e il decimo giorno. Perciò gli sta dicendo che come fai te a occuparti di leggere le parshiot di prima di Yom Kippur, deve essere occupato con la preparazione del cibo, dei pasti, e di mangiare, consumare i pasti prima di Yom Kippur. Perciò, siccome questa è una mitzvah, non dovresti leggere queste parshiot. Allora lui pensò, Savar pensò, l'agdumino di dire queste parshiot prima, cioè prima si intende prima che venissero i sabati nei quali dovrebbe leggere Parshiot, cioè per esempio diciamo Shabbat Lech Lecha, lo direbbe la settimana prima o due settimane prima,
Shabbat Vayera, leggerebbe alcune settimane prima. Amar lei a Usava gli rispose un certo saggio, un certo vecchio, Tania, abbiamo studiato, non puoi recitare prima, non puoi dire queste, leggere queste parshiot prima del tempo. Il tempo di leggere queste parshiot è nei Shabbat di Mincha, dopo che si è letto nella Torah e la parasha della settimana presso, da quel momento in poi può cominciare a leggere quella parasha, ma non prima, non puoi leggerlo prima. Che Adamar le ora Rabbi Shua ben Levi le banè, e così, e infatti Rabbi Shua ben Levi insegnò ai suoi figli Ashlimu parashotai chovim atzipur shnai mikra v'chat targum, e leggete le parashiot che si legge nel pubblico due volte il mikra e una volta il targum, il targum unkelos vizaru bevridin kirabiuda, e state attenti di tagliare le vene come l'opinione di Rabbi Yehuda. Qui si parla che quando uno scanna, fa scheta di un diciamo di un uccello, di una gallina, e se diciamo arrostiva o cucinava il pollo intero senza tagliarlo a pezzi, allora Rabbi Yehuda è l'opinione che bisogna per forza tagliare le vene giugulari del collo, oppure, o anche se non sono state tagliate durante la scrittà, anche forarle affinché salga il sangue, perché siccome il pollo viene mangiato intero, bisogna per forza estrarre tutto il sangue, però se viene tagliato a pezzi non c'è problema. E perciò dice la viuda che si parla di pollo perché ai loro tempi loro cucinavano, arrostivano il pollo intero, mentre invece la carne bovina viene sempre tagliata a pezzi, perciò lì non c'è problema di sangue. Ditna Rabbi Yehuda Omer Ashi Shchot Tavridin, perché Rabbi Yehuda disse che quando fa la shchita deve per forza tagliare anche le vene del collo. Vizaru Bizaken Shishachach Talmud Om Mechamat Onso, e state attenti di non disprezzare un vecchio che si è scordato il suo studio a causa di una forza maggiore, per esempio è diventato malato o ha ricevuto un colpo, qualsiasi cosa, o perché non aveva era troppo preoccupato di guadagnarsi la vita. E poiché c'è scritto Damrina Luchot Vishivre Luchot Munachot Baron, che le due lastre delle leggi, della setta di Brot, i dieci comandamenti, le due lastre dei dieci comandamenti, e del secondo comandamento, seconda volta, e anche i pezzi rotti delle lastre dei dieci comandamenti che sono stati dati la prima volta, che Moshe Rabbeinu ha buttato e ha rotto, Munochot Baron, sono messe nell'Aron, Aron HaKodesh, nel sacro repositorio, perché benché questi pezzi di lastra abbiano perso le lettere, perché dicono Chazal che le lettere sono volate via quando dopo che l'ha rotte, ma con tutto ciò hanno una loro importanza e santità. Perciò come questi pezzi di pietra sono stati, non sono buttati via, ma bensì sono guardati con cura dentro la Kodesh, così anche bisogna osservare e mantenere il rispetto di una persona anziana che si è scordato lo studio. Omar lehu Rava le banei, disse Rava ai suoi figli, Pshatem chotchim basar al tachtechu al gavayat, quando tagliate carne non tagliatela mentre tenete la carne in mano, poiché c'è pericolo che potete tagliare la mano o fare un taglio nella mano. Ika de amre mishum sakana, ci sono quelli che dicono a causa del pericolo, ika de amre mishum kilkul seuda, ci sono quelli che dicono poiché ciò può causare una ripugnanza della gente che mangiano il pasto, poiché se si tagliasse la mano e cadrebbe il sangue sul cibo e la gente sentirebbe ribrezzo. Continua Gemara, ve alte shuvol mitat ramit, e non sedetevi su un letto aramit, o vuol dire un certo tipo di letto,
o un letto appartenente a una donna aramea. E non passate dietro alla sinagoga mentre il pubblico sta pregando, poiché penseranno che non volete entrare, non volete partecipare alla preghiera. Ve'alte shvul mitat aramit, dice, spiega la Gemara, ikad amre lo titnu, lo tignu belo kriyat shema, che non andate a dormire senza kriyat shema, vikad amre lo tinsevu giorta, che non sposiate una donna che è convertita all'ebraismo. Vikad amre, ci sono quelli che dicono che ciò significa aramit mamash, che uno non si segga su un letto appartenente a una donna aramea. Mishum ha'aseh del Papa, poiché è successo al Papa, del Papa Azal Gabe Aramit, è andato a una donna aramea, ozialo mita, e gli presentò un letto e gli disse, amralo shev, siediti. Amarla, ci sono quelli che dicono che gli doveva dei soldi e per questo è andato a casa sua per chiedere i soldi. Amarla, e nio shev acetak vita mita, e non mi siederò finché non alzerai, diciamo, le coperte o i lenzuoli per vedere cosa c'è dentro. Igbia et amita o matzu sham tinok met. Quando alzò le coperte vide che c'era dentro un neonato morto, perché quella aveva fatto, aveva cercato di far cadere Rav Papa in un tranello per accusarlo che lui aveva ucciso quel neonato. Mikan amru chachamim asur leshev al mitat aramit, perciò dicono i saggi che è vietato sedersi su un letto di una donna aramea. Ve'alta atavru acholbet haknesset b'shasha tzibur mitpalelin, e non passate indietro alla sinagoga quando il pubblico sta pregando. Mesele Rabbi Yeshua ben Levi, e ciò aiuta ciò che ha detto Rabbi Yeshua ben Levi. Da Rabbi Yeshua ben Levi asur l'adam sheyavor acholbet haknesset b'shasha tzibur mitpalelin, è vietato una persona passare dietro alla sinagoga quando il pubblico sta pregando. Amar Abaye ve'lo amaran ela deleka pitcha achrina, e ciò che si dice che non può passare dietro la sinagoga è solo se non c'è un altro ingresso. Aval ika pitcha achrina letlan ba, però se c'è un altro ingresso non è un problema, perché forse quella persona sta cercando di entrare dall'altro ingresso. Velo amaran ela deleka beknishta achrina, e ciò si intende solo se non c'è un'altra sinagoga in quella città. Aval ika beknishta achrina letlan ba, però se c'è un'altra sinagoga non è un problema, perché forse quella persona sta andando all'altra sinagoga. Vilamaran ela dello dare tuna, e ciò che stiamo dicendo, che uno non passi dietro sinagoga, è solo nel caso che non sta portando un peso, un fardello su di sé, perché se sta portando un fardello mentre sta lavorando non può entrare in sinagoga con dei pacchi. Velorite, stiamo parlando che non sta correndo, perché se sta correndo vuol dire che c'ha da fare delle cose urgenti. Velomanach filin, e stiamo parlando di un caso che la persona non ha su di sé e non ha messo i tefilin. Aval ika chad me'ana, perché se ha i tefilin vuol dire che sta pregando, sta andando a pregare o sta ritornando alla tefila. Aval ika chad me'ana letlan ba, però se c'è uno di questi casi, o che c'è un'altra sinagoga, o che c'è un altro ingresso, o che c'è un fardello, che sta correndo, o che c'è tefilin, letlan ba, non è un problema. Tanya amra biakiva, Rabbi Akiva disse, Vishloshat varim oev anita madaim, e in tre cose io amo i madaim, e non so come si dice in italiano, penso sono i medi, penso, e come Paraso Madai nella Megillah, Paras è Persia, Madai non sono sicuro, penso si dice media in italiano. Quando tagliano la carne la tagliano solo sul tavolo e non nella mano. E quando baciano, baciano solo sulla mano e non sulla bocca, che è ripugnante perché a causa della saliva. Quando vogliono si incontrano per consigliarsi, lo fanno solo nei campi, fuori nei campi, e poiché si dice che le pareti hanno orecchi affinché nessuno non uda ciò che stanno parlando.
Amaravada Barava Maikra, che cosa è il versetto? Che cosa, da dove impariamo ciò? Vaishlah Yaakov Vaikrale Rachel Ulea Asadeh El Sono. Infatti così anche Yaakov ha fatto, che ha chiamato Rachel e Lea, le sue due spose, due mogli, le ha chiamate nel campo e per poter consigliarsi con loro affinché nessuno non uda cosa stanno parlando. Tanya Amrav Gamliel Beshloshad Varim Oev Ani Et Parsiim. In tre cose io amo, o voglio, non amo, ma considero che una buona cosa, che Enznoin Vechilatan, che sono, sono umili, sono modesti nella maniera come mangiano, Utsrim Vetakise, e sono modesti nel quando vanno al bagno, nel senso che non si spogliano, spogliano solo quello che, si scoprono solo quello che è necessario, non di più, Utsnoim Vedavaracher, e che sono anche modesti nell'intimità coniugale. E continua Gemara, Anitzi viti in Kudashai, Tani Rabbi Yosef, Elo Parsim, Am Kudashim, Uzumanim, Leginom. E in Kudashai si intende a coloro che sono preparati e pronti, e il versetto sta parlando proprio dei, lì sta parlando dei Parsim, dei persiani. Che qui i persiani sono Kudashim, sono pronti, preparati a andare a Geinom, e ciò pare che sia molto attuale nei giorni, no, giorni d'oggi. E vorrei interrompere qui perché il prossimo soggetto già non è, è abbastanza un po' più complesso, e non vorrei, non troppo, ma non vorrei iniziare e smettere in mezzo, perciò inizieremo da qui al prossimo incontro. Vorrei dire solo una cosa, che per caso ho sentito una sessione che ho detto, e quando si parlava dei, degli spiriti maligni, e per caso mi sono accorto che ho fatto un errore. Ho detto che ci sono, la Gemara dice che ci sono 1000 spiriti maligni alla sinistra e 10.000 alla destra, io per sbaglio ho detto alla destra ce n'è uno, invece c'è scritto nella Gemara ci sono 1000, non uno. Grazie, arrivederci al prossimo incontro.